Ciao a tutti. Siamo in diretta per la seconda serata. Iniziamo sempre con il Fuori Palco Festival e tra una mezz'oretta, 40 minuti dovrebbe poi iniziare la serata vera e propria. Comincia tutto. Ora, dove siamo per la seconda? Allora, se vedete c'è gente qui, perché noi siamo all'interno del Palazzo Ducale. Dove? A Presiccia Acquarica, giustamente. Siamo all'interno del palazzo, per cui dietro di noi ci stanno le visite guidate. Esatto. Per cui se vedete passare e ripassare gente, non vi preoccupate, perché c'è già tranquilli. La visita guidata, poi perché abbiamo saputo che comunque domani c'è una iniziativa molto importante, quindi stanno allestendo un po' tutto, ecco. Quindi c'è un via vai di gente. Io ho la gomma nuova, quindi devo masticare, chiedo scusa, inizialmente sarà così. Vabbè. Comunque, nel frattempo che aspettiamo che si collegano anche un po' di altre personcine. Salvo, io adesso ti affido il mio cellulare. Dammi tutto. E il mio bambino. Va bene. Vedite che cosa puoi fare. Va bene. Non me lo buttare per terra. Non fargli prendere botte in testa a sto povero bimbo. Dimmi come si gira con questo qua. Oh mamma mia, questo bisogna spiegargli tutto. Adesso io lo prendo poco. Ciao Alessio. Ciao Alessio. Dai, lo prendo poco bambino, perché noi siamo ovviamente sempre fuori palco, quindi siamo lontani dal palco, siamo su una scalinata, però adesso vi facciamo vedere com'è il luogo, come l'hanno aggiustato. Nel frattempo che aspettiamo gli ospiti di questa serata, ma non vi preoccupate perché dobbiamo parlare anche di altri argomenti, di tanti altri argomenti. Dai, forza. Aspetta, vai. Allora, questo è il magnifico portone, questa è la magnifica quindi porta. Quindi adesso vi porto un po' a spasso, un po' in giro. Questo, ragazzi e ragazze belle, questo è il palazzo Ducale, ma guardate che meraviglia come hanno allestito il tutto. Questo è il cortile del Palazzo Ducale. Attenzione che mo casco in diretta, attenzione, sarebbe veramente una bellezza. Ecco, siamo appunto qui, cominciano già a venire i primi spettatori, e questo appunto è il Palazzo Ducale, questo è l'ingresso. Guardate che bellezza, guardate che bellezza. Qui c'è il comitato artistico di Eleusi, del Festival Cameristico Internazionale, e qui c'è appunto il pianoforte. Guardate quanto è bello, mamma mia, lucido. Noi siamo venuti qua e quando appunto stavano provando gli artisti, ed era una dimensione veramente magica, perché praticamente erano qui che stavano provando e noi siamo entrati come due ladri, letteralmente, ok? E loro giustamente ci hanno poi invitati al saluto, e noi entrati veramente così, proprio tutti sudati, faceva un caldo, faceva un ventaccio, una cosa allucinante, e loro invece ci hanno salutato dicendo ciao, ma voi siete il team, ma pensate che bellezza. Adesso invece vi riporto, non so se portarvi fuori, forse non ha tanto senso, alzo un po', guardate che bellezza, cioè questo è veramente un posto suggestivo, guardate i balconcini, le finestre, guardate che gran figata è questo posto. Ma adesso appunto risaliamo e ritorniamo nella postazione del Fuori Palco Festival. Qui stanno allestendo, risaliamo ancora le scale. Chiara, ecco, lo sapevo io, la sgamiamo mentre beve dalla sua bottiglia di vetro rigorosamente. Lei è molto eco molto bio, acqua, molto acqua, molto solo acqua. Acqua, è solo acqua, solo acqua, dici? Ok, ci siamo. Siamo ritornati a posto? Siamo ritornati in postazione e aspettiamo gli artisti. No, allora, innanzitutto io ci sono dei ringraziamenti da fare. Vai. Ok? Allora, io devo ringraziare innanzitutto le persone che hanno partecipato alla diretta dell'altra volta. Sì. Tutte le risposte che ci avete inviato, i messaggi. Allora, è vero, insomma, molte persone non sono abituate a vedere questi faccioni sulla pagina di Eleusi. Ecco, dov'è Andrea, dice? Dov'è? Andrea chi, scusami? Andrea chi, non sappiamo. Andrea chi, perdonaci. Ignoto. Quindi ho ricevuto un sacco di messaggi a proposito del Fanta Festival. Infatti c'è viva i clarinetti la Giulia. Esatto. Quindi io vi ringrazio perché diciamo sul mio profilo privato, ma io vi luci, illuminata come Claudia, come Barbara D'Urso. Claudia Cardinale, vabbè. Quella è un'altra persona. Sì, salutiamo anche Claudia. Ciao Claudia. Ciao Barbara D'Urso. Ciao Barbara D'Urso. Se mai sia detta, magari vedere la diretta. Che ne sai? E
quindi vi dovevo ringraziare per il fatto che comunque mi avete raccontato un sacco di cose sul perché la viola viene bistrattata in orchestra. Io non le sapevo queste cose, ma che ne so io, sono vergine in questo campo, sono quindi molto giovane. Che ti hanno risposto? Sentiamo. Mi hanno raccontato un po' di storielle sul fatto del perché la viola viene bistrattata continuamente. Ma sappiate che Christian, il violista della situazione di Eleusi, ha preparato un contenuto soltanto per rispondere a tutte queste critiche. Cioè ci racconterà la storia del perché la viola viene bistrattata in orchestra. Finalmente risolveremo questo arcano. Abbiamo capito che però il mondo della musica è infame. Abbiamo capito che è difficile. Come quello del teatro e dell'arte in generale, in realtà. Sì, ma sai, tu vedi musicisti, non lo so, tu vedi musicisti, a me sembrano tutti gentili, garbati, generosi, tutti così teneri. Invece no, ti accorgi che il mondo della musica è infame. Meglio non entrarci a sto punto, non lo so, io la guardo, guardiamolo dall'esterno, ma non ci tengo proprio. Obiettivamente dall'esterno. Vabbè, però la viola è arrogante, obiettivamente è arrogante. Ma perché è arrogante? No, è quello che noi sentiamo in giro, insomma, che dicono che sia preponderante, arrogante, però sono tutte sciocchezze, ma lasciate fare. Bah, io non lo so. Lasciate fare. Io amo la viola, lo sai, io amo gli archi. Vabbè, questi sono dettagli. Vabbè, comunque, parlando del Fanta Festival, invece, sì, allora, abbiamo con la prima puntata abbiamo già iniziato la classifica, quindi abbiamo visto i due punteggi. Sono già i due primi. Sì, abbiamo visto che non si è capita bene la domanda. Qual perché è? Ogni volta che facevamo la domanda agli ospiti rispondevano ma nel panorama no, la domanda è secondo, cioè per te, tu qual è lo strumento, tu musicista, che, tu che quale odi meno, ecco, non diciamo magari io odio, diciamo che ti infastidisce, ecco. E infatti io aspetto il primo o la prima che ci dica il pianoforte, proprio io sto aspettando. E magari sarà proprio quello che suona il pianoforte, sarà proprio un pianista, musicista, il pianoforte, esatto. Io odio il pianoforte, esatto, io odio i tasti, basta. Perché suoni allora? Sì, l'odio. E poi faremo questa domanda. Chiederemo perché sono il piano se lo odi. Perché mi hanno costretto a impararlo, diranno. Sì. Ah sì, questo volevo dire, mo mi dimentico. Meno male che mi scrivo tutto. Meno male, perché sennò se vado a memoria non mi ricordo niente. Cosa devi dire? La classifica. Tenete d'occhio la classifica, perché poi a un certo punto dovrà essere ribaltata, cioè potrà essere ribaltata, non dovrà, potrà. Nel senso che verso gli ultimi appuntamenti, verso le ultime serate, apriamo proprio il televoto del pubblico. Il televoto, quindi, ragazzi, da casa, il televoto da Instagram, il televoto da Instagram. Apriremo il televoto da Instagram, quindi che potrà ribaltare o confermare la situazione. Quindi, allora, visto che il messaggio però, cioè l'invio del messaggio costa 25 euro. Sì. State, cioè, ponderatelo prima, insomma, di mandare. Ovviamente sto scherzando. Vai. E quindi mi raccomando, tenete d'occhio la classifica, perché se proprio volete salvare uno strumento, buttate merda su un altro strumento. Ecco, questo è il meccanismo, come ma noi ci scusa, attori, operatori. Nel frattempo, ciao a tutti quelli che si sono aggiunti. Ciao. Noi che istighiamo l'odio tra musicisti. Va bene. I clarinetti, che c'è? Alla fine del festival li inimicheremo tutti quanti. Tutti quanti si odieranno. No, vicenda. Tutte le storie da lì a 24 ore, capito? Le faremo con sottofondo musicale, con lo strumento più odiato che ha perso. nei concerti di clarinetti a 2000. E dobbiamo stilare qua, dobbiamo fare il premio. C'è una classifica. Ora, noi stiamo aspettando, adesso forse sono arrivati. Nel frattempo chi è rimasto mi può dare la prova tecnica, quanto si sente? Qualcuno che mi dica se si sente bene o non si sente. Che noi facciamo sempre le prove tecniche. Sono arrivati gli ospiti che già ci conoscevano. Sono arrivati. Abbiamo con noi due ospiti che saranno i musicisti che si esibiranno questa sera. Bene, allora, due pianisti di fama mondiale, maestri. Eccoli, sono arrivati. Allora, abbiamo con noi Gianfranco Sannicandro, pianista, e Ines Barta, pianista. Questo. Adesso io giro poco, così ve li facciamo vedere. Eccoci qua, ci siamo. Sembra un ci siamo. Si sente, grazie Alessio. Ciao. Oh,
buonasera, noi siamo in diretta sulla pagina di Eleusi. Vado un po' più indietro così ci inquadriamo un po' tutti quanti. Eccoci qua, siamo in diretta, eccoli, sono i nostri ospiti, sono di fama mondiale perché vedrete un po' che si esibiscono in tutto il mondo. Sono due pianisti, abbiamo Gianfranco Sandicandro e Ines Barta. Adesso, buonasera. Buonasera. Noi abbiamo preparato delle domandine per voi. Io vorrei iniziare subito con Gianfranco. Gianfranco, io voglio farti subito questa domanda. Meglio. Ciao Alessandro, che ci segui da qua, ma stai laggiù. A posto. La domanda è: io ho letto. Io ho letto sul tuo profilo. Posso darti del tu? Sì, grazie. Molto volentieri. No, grazie. Ho letto sul tuo profilo che hai completato gli studi in Italia con il massimo dei voti. È la menzione d'onore del Ministero della Cultura italiano. La mia domanda è: come si fa ad averlo? Mo, se io pure lo voglio che mi laureo in psicologia e voglio avere la menzione qua del Ministero, del Ministro, come faccio? Si fa domanda, si scrive una lettera, cioè, tu come l'hai avuta? C'è una carta, una registrazione. Non so, io non ci ho provato attivamente, cioè nel senso che non era il mio scopo quello di vincere questa cosa, però mi ha fatto molto piacere, era una cosa che allora mi ha fatto molto, mi ha colpito molto, perché le persone che erano in quella sessione di esami ancora adesso si ricordano di quel giorno, ed è stato uno di questi giorni fulminanti che si ha una volta nella vita e non succede mai più. Basta una menzione e basta, due sono troppe. Insomma, faceva molta curiosità, perché dicevo, ma come si fa a ricevere una cosa del genere? È una menzione importantissima. Cavolo, allora, sì. Io passerei invece a Ines. Domanda particolare. Cioè, dunque, noi abbiamo letto che tu hai studiato. No, aspetta, no, sì, che vabbè, Salvo non ha studiato, per oggi abbiamo scoperto che Salvo non ha studiato. Che è successo? Ines, posso darti del tuo anche a te? Certo. Ines è cresciuta a Gottinga, in Germania, non è italiana, infatti. No, è vero. Cercheremo di incastrare bene, dice noi l'italiano sappiamo, a stento l'inglese, quindi io copro il mio, possiamo capirci, cerchiamo, non avevo mai scelta, dovevo sempre parlare in italiano. Quindi tu sei cresciuta a Gottinga in Germania. Allora, a Gottinga c'è un'università importantissima, fondata nel 700 proprio sulla base dell'illuminismo. E Gottinga è famosissima in tutto il mondo perché a Gottinga hanno studiato tantissimi luminari che ancora oggi ricordiamo. Ne cito solo uno, perché qui Salvo si aggancerà in quanto lui è l'esperto della situazione. Nel 1809 si scrive Schopenhauer, Arthur Schopenhauer. Si scrive al corso di metafisica e filosofia. Allora, ora mi collego io. Ecco, lui è esperto di Schopenhauer. Questo è interessante, no? Perché noi sappiamo, correggimi se sbaglio, che Schopenhauer individuava nella musica, no, l'unico mezzo, diciamo, tra tutte le altre arti, l'unico mezzo, vero e proprio per raggiungere la volontà, no? In contrasto con... Salvo, ti chiedo solo di alzare poco la voce per far entrare meglio. Ma sono vicino agli artisti, non voglio... Hai ragione, però c'è gente che ci segue poi. Allora, facciamo così. Sì. Quindi il collegamento tra Schopenhauer e il piano e la musica, no? C'è un collegamento. Anche perché voi portate un bel repertorio, c'è Debussy, c'è Schubert, che comunque si avvicinano al movimento romantico, del romanticismo, eccetera. Assolutamente. Ok, con Schopenhauer ci rientrano. Schopenhauer, devo dire che non ci stava molto nel programma che facciamo oggi. Ecco, no, certo. Però, abbiamo chiamato riflessi, vero? Sì, però riflessi. Si può dire meglio riflessioni, immagini musicali, ritratti, perché ci sono diverse, i pezzi sono riflessioni musicali in diversi modi, ma Gianfranco poi deve spiegare al pubblico dopo. Quindi oggi può essere un periodo della vita, una situazione problematica, ma anche una cosa molto bella, guardando nel passato come ha fatto Debussy. Sì. No? Allora, ci sono diversi
immagini, una riflessione esistenziale quasi anche su se stessi, non sempre, ma c'è anche un pezzo molto, c'è anche questo, sì. Che meraviglia, bellissimo il programma, che di meraviglia. Oggi veramente fitto, ma poi passano allora, da Schopenhauer a Nino Rota a da Schopenhauer da Debussy a Nino Rota, quindi Schubert, quindi sì. Allora riprendo la domanda, è pregno. Allora Ines, noi abbiamo letto appunto che tu hai studiato nell'università di musica e teatro di Hannover, giusto? Giusto. Perfetto. Noi siamo due attori teatrali, quindi che cosa ci puoi dire? Hai avuto esperienze teatrali oltre che musicali, ovviamente? No, non si faceva neanche, diciamo, un corso. Io ho studiato solo poco là, perché poi mi sono già trasferito a Salisburgo. Bene. Io conosco attori e a me piace molto fare programmi con attori, con i testi, con la letteratura. Bello! Però non ho fatto un corso. Non c'era nemmeno un corso, quindi dove hai studiato tu, che si magari si insegnava teatro, si studiava teatro? No, faccio magari da voi. magari. Ma perché noi nemmeno abbiamo studiato musica, abbiamo detto finalmente abbiamo incontrato due ospiti, hanno studiato la nostra materia. No, niente, salvo prima o poi riusciremo a trovare qualcuno che si avvicina a noi, niente, pure peccato, oggi lontanissimo. Peccato. Io sì, però. Sì? E allora intervieni! Sì, perché c'è un mio caro amico di Berlino, che fa improvvisazione teatrale, con lui abbiamo fatto un programma di improvvisazione in duo, è stato bellissimo, è vero. Per noi, per il pubblico una catastrofe. Un disastro, magari. Bellissimo. Il pubblico così tipo, questi, ma lui veramente era un esperto di Chekhov Technik, sì. E per cui niente, abbiamo fatto, lui insegnava tecniche degli attori per musicisti. Bellissimo. E mi è servito moltissimo, era una cosa veramente eccezionale. No, che meraviglia. Ma io rivendico agli operatori di Eleusi che non ci danno le informazioni giuste, poi li riprendiamo. Ma io sono un po' curiosa, qualche cosina, qualche tecnica, cioè che cosa insegna un attore a un musicista? No, non credo a stare sul palco, cioè voi sapete già stare sul palco, sbaglio. Per esempio facevamo le mini opera. Sì, questo sembra. Tu. Ah, era questo. Oddio, aspetta. Faccio una lezione forse. Siamo in lezione, non fate rumore. Prego, ripetetelo. Mi hai colto impreparato. Aspetta, ripetiamo. Vai. Aspetta, qui è una mini opera. Io ti parlo con una lingua che tu non capisci. Non è tedesco. E tu rispondi. Tipo, subito. E quindi capiamo. Tipo un legno di Dario Fo, il grammo di una lingua. Vai, tipo, vai. Prepiti. Ja. Questa è lingua. Messo. Ho finito, basta. Si chiama mini opera perché deve durare poco. Oh, bellissimo. Non la conosceremo proprio questa. Bellissimo. Questa è la cosa che mi è piaciuta di più. Abbiamo duettato con il maestro. Bene, perfetto. Allora, andiamo. Sì. Dai, che lasciamo qui gli artisti liberi. Forse entrambi. Voi vi siete esibiti un po' in tutto il mondo. Leggo qui Germania, Austria, Italia, Arabia Saudita, Vietnam. Sì, è vero. Le differenze del pubblico. Io le voglio sapere, perché noi in Italia siamo un po' cacciaroni, ma in Vietnam sono composti? Che tipo di... O sono peggio di noi? No, sono molto... io già un po' di tempo fa, aveva appena aperto un po' la Vietnam, erano tutti curiosi. Ecco. E molto interessanti, devo dire, sì. Beh. Però c'erano anche nei tempi della... come si dice? Della guerra? No, prima, della colonizzazione. Ah, certo. Sì. C'hanno già opere, una opera ad Hanoi, sì. Comunque erano abituati anche alla musica classica. Però ho sentito anche la musica vietnamese che mi è piaciuta. Bella! La musica. Sì. E tu invece, Gianfranco, Gianfranco, dove ti sei esibito?
Mi sono esibito. Comunque. Il primo concerto è stato in Germania. Non avrei mai pensato di andare in un paese di lingua tedesca. Come da piccolo lo escludevo, cioè era impossibile. E poi invece ci sono capitato, non lo so. E poi, tra l'altro, gli organizzatori del concorso, del concerto in Germania, mi avevano anche diffidato vivamente di sposarsi con una tedesca. Aia, ma infatti questa era l'ultima domanda, perché loro non lo sanno. Loro non lo sanno, questa era proprio il clou, la domanda finale proprio. Un breve commento sul pubblico, magari, ecco, tedesco rispetto a intanto si pensa che i tedeschi siano così freddi e fesserie incredibili. A posto. In realtà devo dire, ragazzi italiani, fatemi un giro in Corea, in Cina, lì la classica è come il rock, cioè esplodono veramente, cioè è una cosa incredibile, un delirio, è come andare allo stadio per un concerto. Bellissimo. È una cosa bellissima, veramente incredibile. Noi abbiamo un sacco di richieste dalla Corea di venire a fare corsi a Salisburgo e cose del genere, ma è veramente un evento incredibile, si vedono solo giovani, la maggior parte abbiamo giovani. Sono veramente incredibili. E appunto, e con i tedeschi è la stessa cosa, si pensa che siano freddi, diciamo, però si applaude veramente molto. Ecco. E invece in Italia, non so, forse si ha paura di qualcosa, di sbagliare. Devo spezzare una lancia. Allora, noi abbiamo studiato all'università, altrimenti non l'avremmo mai saputo, che non si applaude tra un brano e l'altro, ma si applaude alla fine, diciamo, dell'opera, della suite, del tema che si porta, dell'autore, del compositore. E il pubblico non è preparato a questa cosa. Anch'io prima applaudevo ogni volta che finiva un pezzo. Allora vedi la gente che applaude e poi si ferma, non si applaude, si applaude dopo. Allora, quando poi si finisce tutto l'aria del compositore che si porta, l'aria di un compositore che si porta, quando si finisce tutto il pezzo, il musicista rimane così per dire: ho finito, adesso potete applaudire, e il pubblico applaude dopo molto tempo. C'è il silenzio, però se succede anche così tra un pezzo del brano e l'altro, a me non dà fastidio. Allora è come se andiamo a teatro, no? Se le persone andassero a teatro e applaudissero soltanto alla fine dello spettacolo teatrale, e tra una scena e l'altra, o tra una battuta comica e l'altra, le persone rimangono tutte così. Cioè, noi abbiamo bisogno del calore del pubblico, voi non avete bisogno dell'applauso, del coinvolgimento. Crea, ecco, quell'energia, quella carica durante l'esecuzione. Giustamente. C'è un'energia che arriva dal pubblico. Infatti. Sì. Però anche non solo nell'applauso, ma anche possiamo anche sentire se sentono veramente bene, queste cose si trasmette anche. Si sente, questo è vero. Sì. Si parla di riflessi, per cui si riflette. Esatto. L'energia che c'è lì è veramente importante. No, il riflesso è anche così, si può pensare che il compositore è questa energia che lancia questa idea, noi siamo la superficie riflettente, no? Quello che poi trasmette, e poi c'è bisogno sempre di un ascoltatore, no? Certo. Un uditore, quello dovrebbe essere il pubblico, per questo l'invidio tantissimo, che adesso siedono tutti in questo posto bellissimo, saranno là belli spaparanzati e ascolteranno questi riflessi che vengono da molto lontano, attraverso questo pianoforte che è un caleidoscopio, no? Di immagini, di suoni. E questo, che bel concetto del riflettere, veramente bello. È come la luce che entra nel prisma e poi si irradia verso. Sì, è la cosa che dobbiamo ricominciare a capire, che non c'è bisogno degli occhiali della realtà virtuale, no? Aumentare così gli occhiali di Google che ti scrivono,
cioè basta chiudere gli occhi, accendere le orecchie e l'udito e il sistema emotivamente più forte forse che abbiamo, certo. No? E che è stato il primo che si è formato, e guarda, basta pochissimo, e ascoltare e lasciarsi andare e poi sì, ci si diverte. Noi dobbiamo oggi dare energia e speriamo che il pubblico certo. La musica è già 3D perché è già 3D. Allora andiamo avanti. L'ultima domanda è, allora, noi siamo un duo, siamo Chiara e Salvo, Chiara Brunetta e Salvo Cezza, siamo i Brunezza. Abbiamo costituito questo duo. Nella prospettiva futura che magari volessimo sposarci, no? Com'è la vita da sposati fra due musicisti, fra due artisti? Voi siete due artisti e due pianisti, ma siete sposati, giusto? Noi non ci sposeremo, però era l'aggancio per la domanda. Non lo so, due parole su questo. Se volete, altrimenti possiamo anche non rispondere. Mi sta guardando malissimo. Non so se forse... Andiamo avanti con la domanda. Penso che funzioni sì, però c'è anche sì, bisogna anche discutere qualche volta. Ma poi come vi esercitate? Cioè avete due pianoforti in casa? No, lo utilizzo prima io, no io, vabbè, una parte io, una parte tu, come fate a dividervelo? Ma questo facciamo insieme. È più semplice. Vabbè, grazie comunque per la disponibilità. Un attimo, no, non abbiamo finito. No, volevo ringraziare. Ah, ok. Questa è l'ultima domanda, la coda finale. È un gioco. Sappiamo che ci mi raccomando. È un gioco. Quindi qua veramente, se volete, potete anche non rispondere. Vabbè, noi ci teniamo perché abbiamo aperto una classifica. Sì. Stiamo facendo il Fanta Festival. È una classifica, un gioco all'interno del festival. Alla fine uscirà, diciamo, lo strumento più votato che vincerà il premio. Ma no, un attimo, però è al contrario. Allora, infatti la domanda che vi poniamo è questa. Ognuno di voi è qual è per te e per te lo strumento che più odi all'interno della musica classica? Il piccolo? Io questo non lo conosco proprio. È un fiato? È un fiato? Il sì. Piccolo, segniamolo subito. Il flauto? Ines, invece? Non sopporto. Quale che non sopporto? Quello che magari ti infastidisce un po' di più. Cioè, può essere organo qualche volta. Ma l'organo è questa, una pianista, lei è una pianista. L'abbiamo trovato. L'organo, ma non sempre. Ho già detto che non odio, ma ci sono momenti. Abbiamo detto, chissà se troveremo mai un musicista che ci dice io odio lo strumento che suono. Non è il piano, ma ci avviciniamo. No, non ci avviciniamo, il suono per me è diverso. Cambia. Non lo so, va bene. Sono la schiena. Esatto, bello organo comunque, sei fantastico. Vi ringraziamo. Allora, grazie mille. Noi vi auguriamo per aver giocato con noi. Sì, chiediamo scusa insomma per aver forse rotto un po' le scatole. Vi auguriamo un buon concerto. Grazie. E una buona serata. Grazie mille per la disponibilità. E per la pazienza. Tutto. Grazie davvero. Grazie a voi di cuore. Le persone veramente fantastiche. Hanno apprezzato, apprezzano comunque. È stata una bella diretta. Ciao a tutti. E noi vi lasciamo. Noi vi diamo appuntamento alla prossima serata, che sarà la prossima il 15 luglio. Mi raccomando, collegatevi, che dalle 8 alle 8 e mezza c'è sempre la nostra diretta, la diretta fuori palco. Mi raccomando, collegatevi con noi perché la classifica andrà avanti. Organo, abbiamo inserito l'organo, è un piccolo che io proprio non conoscevo, pensavo fosse piccolo, che cos'è, un bambino, cos'è il piccolo, non conoscevo assolutamente. Stiamo imparando un sacco di cose rispetto ai primi. Stiamo imparando un sacco di cose, andremo subito a googlare che cos'è il piccolo. finita questa diretta, grazie mille per essere stati grazie con noi. Che ore sono? Guarda, siamo sono le 9:20, abbiamo sforato. Grazie mille per essere stati con noi. Usciranno a breve i vari contenuti, mi raccomando, tenete d'occhio la pagina e vedete la classifica, che poi potrete ribaltare o confermare. E poi ovviamente, se siete di qua vicino o proprio di Presicia Acquarica, ma fate un salto, ovviamente. E
magnifico. Su. Noi vi invitiamo a venire a sentire le serate, anche perché dopo un'intervista del genere, dopo una chiacchierata così, ma te la devi vedere per forza la performance. Ma che persone fantastiche. Dai Brunezza, i Brunezza in diretta da Specchia. Presiccia Acquarica, attenzione, bisogna dirla Acquarica, sennò si incavolano. Presiccia Acquarica, in diretta da Presiccia Acquarica, vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima Fuori Palco Festival. Alla prossima, ciao.